Ok, ci siamo tutti? Carlo può iniziare e di nuovo tanti auguri. Ciao a Ok. tutti, ciao ciao. Allora, vediamo un po' le mani di questa sera. Vi premetto subito che questa sera sono stato particolarmente generoso, non vi ho messo mani difficili. Forse le ultime due hanno una certa difficoltà. Le prime bastava soltanto un po' di attenzione. Sono stati commessi errori proprio banali, banalissimi, che fra poco vedremo. Mano numero uno. Allora, nord apre un cuore, est dichiara basso, sud dichiara due cuori giocando naturale, come vedete alla 4 delle 3 a 8 punti, ovest dichiara basso e nord dichiara quattro cuori. La dichiarazione è stata così praticamente dappertutto. Tutti sono arrivati a quattro cuori. Alcuni hanno preferito giocare magari tre senza, perché che non era un brutto contratto, però è normale con 9 a 2 sulla linea giocare la marcia a cuori. Dunque, est attacca re di picche. Prima operazione, contare le prese. E voi vedete che avete 4 prese di cuori. Avete tutte le più alte, vi manca solo l'asso. Quindi, avendo le 5, farete 4 prese a cuori. Una presa a picche e siamo a 5. 3 prese a quadri e siamo a 8. 2 prese a fiori, 10. E sono 10 le prese che dobbiamo fare. 4 cuori, a picche, 3 quadri e 2 fiori. Tutti d'accordo? Eppure qualcuno è andato sotto. Perché? Perché hanno fatto questa operazione qui, che è assolutamente proibita, giocando, diciamo, soprattutto giocando a IMSS o in duplicato. Che è stata questa? Hanno tentato di scartare, chissà per quale motivo, hanno voluto scartare una perdente di picche su attacchi, senza rendersi conto che avrebbe potuto benissimo farlo più tardi e invece di scartarci la picche, scartarci la fiori. Non c'era questa fretta. Ora, chi ha giocato in questo modo qui, ha giocato asso, re, dama e quadri, si è trovato che gli avversari, beh, ha scartato la picche, gli avversari erano tagliati. A questo punto si incassano anche la picche. Tra poco faranno poi, adesso qui, fatta la presa di picche. Questo continuerà, probabilmente continua a picche, ma tra poco faranno anche una presa con l'asso dei cuori e alla fine faranno anche una presa a fiori. E alla fine il contratto viene battuto. Qui adesso risponde a picche, qui risponde, si taglia. Si batte la tu, si cede alla presa, si cede alla presa all'asso di cuori e poi alla fine si bisogna per forza di cose pagare una presa a fiori. Che cosa si doveva fare? Semplicemente bastava giocare subito, vedete questa mano qui, bastava battere immediatamente dopo aver fatto la prima presa, si batte semplicemente a tu. E poi dico, gli avversari si incasseranno probabilmente, incassano due prese di picche, ma non faranno altra poi. La fiori non la pagheremo più perché la fiori la scarteremo sulla vincente extra che abbiamo a quadri. Abbiamo 10 prese e facciamo 10 prese. Mano numero 2. Attenzione, la mano numero 2 è praticamente quasi gemella della mano che abbiamo appena visto. Quasi. Perché c'è un piccolo particolare, fra poco vedremo. Allora, la mano 2 estra apre il picche. Sud dichiara basso, anche qui ovest dichiara due picche, vedete le case assomigliano un po' a quelle di prima, cioè prima si giocava a cuori, questa volta giocheremo a picche, est va a quattro picche. L'attacco è di cuori e anche qui contiamo le prese, anche qui abbiamo quattro prese a picche, pagando la presa all'asso. Una presa a cuori e facciamo 5, 3 prese a quadri sono 8, 2 prese a fiori 10. Anche stavolta ne abbiamo 10. Però c'è un particolare. Particolare è questo, che vedete che adesso se io gioco, non, se, come, se io gioco subito picche, le mie 10 prese diventano 9. Perché? Perché gli avversari fanno in tempo a incassarsi l'asso di picche e 2 prese di cuori e poi faranno anche l'asso di fiori. Bisogna stare attenti a fare bene i conti. Come
vedete, qui invece c'è fretta, c'è una fretta immediata, perché poi che ci cascatiamo, vedete che abbiamo l'extra vincente a quadri, mentre prima abbiamo giocato subito in fretta le quadri che non era necessario perché sulla terza quadri potevamo scartarci da fiori. Ora invece sulla terza quadri, che abbiamo, quindi la extra vincente che abbiamo a quadri morto, dobbiamo usarla adesso, perché se non la usiamo adesso praticamente non ci serve più a nulla. Ed è ora che bisogna immediatamente prendiamo pure a cuori. E ora bisogna giocare immediatamente quadri. Questa volta sì, ma perché? Perché abbiamo la fretta impellente, immediata, di scartare subito una perdente di cuori, perché altrimenti andiamo sempre sotto. Perché se io gioco picche, gli avversari si incassano asso di picche, due prese di cuori e asso di fiori. Invece, in questo modo qui, adesso devo sperare di, ovviamente, che non mi tagli una quadri, che è abbastanza normale. E adesso sulla terza quadri ci butto via la cuori. E ora il problema è stato risolto. Adesso posso battere le altre, perché adesso pago l'asso di picche, una sola cuori e l'asso di fiori. Quindi vedete, queste due mani erano abbastanza simili, però il trattamento che bisognava fare era completamente diverso. Mano numero 3. Dunque, adesso qui, questa mano, allora, sud apro di un cuore, ovest dichiara passo, nord dichiara due cuori, c'è chi dichiara tre cuori, tipo barrage o cose del genere, comunque due cuori è una dichiarazione abbastanza naturale, est passa, e sud, che ha una mano buona con la sesta di cuori, va a quattro cuori. Ricordate che stiamo giocando non a miccio. La sulleve conta poco o niente. Quello che conta invece, soprattutto quando chiamiamo il contratto di manche, bisogna mantenere il contratto. Allora, l'attacco fante di qua. E voi vedete, qui moltissimi, praticamente è stato quasi all'unanimità, sono andati sotto in un contratto che non si poteva sbagliare. Voi vedete, in questa mano contiamo pure le perdenti, facciamo prima. Qui abbiamo nessuna perdente a picche. Nessuna perdente a quadri, due perdenti a fiori e una o due perdenti a cuori. Dobbiamo perdere, visto che a fiori non ci possiamo fare niente, abbiamo due perdenti a fiori, non dobbiamo perdere due cuori. C'è un modo per assicurarsi il contratto senza perdere due cuori? La risposta è sì. Qui possiamo giocare con assoluta tranquillità. Basta. L'unico modo per perdere due cuori è quello di trovare re fante terzi dietro la schiena, cioè do in est. Se troviamo re fante terzi in est, è l'unica situazione in cui potremmo perdere due prese di cuori, battendo ovviamente l'asso. E noi è la cosa che non dobbiamo assolutamente fare. Qui si vince a quadri e bisogna battere le a tutti, ovviamente. Noi sappiamo che perderemo due prese di fiori, ma non bisogna battere l'asso di cuori. In questa mano ci sono due modi. Uno è quello di giocare piccola cuori. Non preoccupatevi, anche se paghiamo il re secco, oppure adesso giochiamo piccola quadri per la donna, paghiamo il re. Se le cuori sono divise 2-1, dopo battiamo l'asso e abbiamo risolto il problema. Se le cuori sono 3-0, vedete, giocando la piccola, io mi assicuro di non perderne più di una, comunque, sia che sia la sinistra. Cioè, a sinistra può prendere di re, ma poi con asso e donna fa cade tutto, sia che sia una destra, vedete che adesso nel caso specifico avrebbe solo asso la donna, est vince con il re, ma io adesso faccio in che so che est è fante secondo di voi, faccio in tempo ad andare al morto con l'asso di picche e fare la passa al fante di cuori. Questo era un modo di giocare la mano. Ce n'era un altro. L'altro poteva essere quest'altro, invece di battere la sempre che non bisogna battere assolutamente l'asso di cuore. Possiamo, visto che dobbiamo battere le a tu, possiamo prendere, allora, fatta la prima presa a quadri, il secondo sistema per giocare, che forse è quello più corretto per fare anche eventualmente la presa in più nel caso in cui ci sia il re secco, è quello di andare a morto con l'asso di picche e di giocare da lì piccola cuore.
Se per caso a destra dovesse cadere il re secco, vinciamo l'asse e non paghiamo prese. Se vediamo a destra rifiutare, ovviamente passiamo l'asse e poi giochiamo il picco verso la donna. Se vediamo a destra mettere fante, noi prenderemo di asse e più di un cuore non si può pagare. Se infine vediamo mettere il 9, si passa il 10 per garantirci di non perdere mai due prese di cuore. Perché se vediamo a est mettere il 9, noi mettiamo il 10. Ovest può vincere di fante, ma poi resta in giro soltanto il re di cuori, una cuore soltanto. Quindi, battendo l'asso, la catturiamo. Quindi, l'unica cosa che non bisogna assolutamente fare, potendo permetterci il lusso di pagare una presa di cuori, ma di non pagarne due, è quella di non battere l'asso di cuori. E qui molti hanno fatto proprio questo errore qui. Mano numero 4. Allora, vediamo qui. Ovest apre un cuori, Nord dichiara passo. Oh, chi gioca due senza tu forzando a manche ci sta, qui si dichiara due senza tu, che vuol dire fit quarto a cuori da manche in su. Oh, sud dichiara passo. Attenzione, quando fate queste dichiarazioni qui, ricordatevi questo. Che praticamente il compagno può giocare a meno asce, ma noi dobbiamo avvisarlo subito se abbiamo la mano, la schifezza, cioè abbiamo la mano minima, senza singoli, senza lunghe laterali, no? Non dobbiamo fare altro che comunicarglielo dicendo quattro cuori. Con questa carta qui si dice quattro cuori, che vuol dire appunto guarda che è la mano minima. Cioè, è chiaro che se il compagno sa la mano forte adesso, il compagno sa che noi abbiamo la mano minima dell'apertura con la 5-3-3-2, cioè non abbiamo singoli, non abbiamo altre lunghe e quindi si deve regolare. Ecco, con questa dichiarazione ovviamente est dichiara passo e si gioca semplicemente quattro cuori. Quelli che sono andati a livelli alti è perché evidentemente avevano un sistema abbastanza fallace. Adesso, attenzione, anche qui. Attacco re di picche. Fermiamoci un attimo, contiamo le vincenti e le perdenti anche questa mano. Qui avete 5 prese a cuori, una picche 6, 2 prese a fiori, forse 3, dipende dalla posizione del re. 2 prese di quadri. Come vedete, le prese praticamente, proprio, se contate 5 prese a cuori, 2 prese a quadri, 2 anche solo 2 prese a fiori, una presa a picche, fate 10 prese. Che cosa potete pagare questa mano? Beh, questa mano qui si possono pagare, attenzione, si può pagare l'asso di pate, il re di fiori si è messo storto e si possono anche pagare anche due prese di picche. Quindi, che cosa bisogna fare? Beh, prima cosa da fare, non bisogna assolutamente prendere con l'asso di picche. Se prendete con l'asso di picche, poi batterete le attù, giocherete quadri, l'avversario prende, vi mette sotto picche. Se vi fa male la base di fiori, qui si corre il rischio di perdere due prese di picche, un lasso di quadri e una presa di fiori, che è la cosa che dobbiamo assolutamente evitare. Che come si fa? Beh, bisogna lisciare la prima picca, in modo tale che adesso, come vedete, se il nord dovesse continuare picche, beh, abbiamo praticamente noi più di una picca e non paghiamo più. Ma se per caso nord cambia, ed è abbastanza normale che non ci giochi ancora picche, ecco. Ora abbiamo sventato il pericolo di pagare due picche per il momento. Ma dove andrà a finire la picche che abbiamo in più? E la risposta è: vedete che abbiamo l'extra vincente che possiamo procurare a quadri. Abbiamo tutto il tempo. Adesso, se per caso Nord mettiamo giochi fiori, ecco, abbiamo lisciato la prima picche, perfetto. Ora non bisogna fare un altro errore più grave ancora, che sarebbe quello di fare la passa a fiori. Perché? Perché se ci va male, sud prende, mette sotto picche, siamo appunto a capo. Adesso corriamo il rischio di pagare re di fiori, due picche e l'asso di pari. Qui bisogna prendere immediatamente con l'asso di fiori. Per esempio, il re di picche bisognava lisciarla. Mentre invece la fiori bisogna vincerla. Perché? Perché adesso battiamo pure le atù, togliamo di mezzo le atù degli avversari. Vediamo qui, terzo giro di cuori.
facciamo qui tanto per mantenere un ingresso a morto e adesso giochiamo quadri tranquillamente, non senza nessun problema. Mettiamo che gli avversari mi lisciano un giro, io continuo due quadri e mi sono adesso è diventato vincente una quadra di morto. Qui prendono, ovviamente adesso ovviamente giocano picche, ma vedete che io adesso prendo con l'asso di picche. Ho dovuto soltanto avere l'accortezza di avere ancora l'ingresso a cuori al morto. Quindi prendo l'asso di picche, vado al morto con i 10 di cuori, che era l'unica cosa su cui dovevo stare attento. E adesso sul re di quadri ci butto io la mia presenza di picche. Ovviamente adesso darò la presa al re di fiori e quindi mi sono assicurato il mio contratto. E faccio un line. Anche qui bisogna stare molto attenti, diciamo, se prendere, lisciare il motivo, contare le prese. Ecco, Mefisto ha ben il nome di questo colpo qui, quello di lisciare a picche, si chiama colpo di batte. Ma non era quello, cioè, lisciare a prima picche si poteva anche arrivare. Quello che invece non è molto chiaro, non per tutti, è che se no, adesso si gira a fiori. Ora bisogna prendere immediatamente per non vanificare la prima cosa buona che abbiamo fatto, che è stata quella di lisciare a picche. Mano numero 5. Vediamo. Ecco, qui cominciano un po' i dolori. Allora, perché i dolori? Perché queste sono mani, tutto sommato, non difficilissime, però. È facile cadere nella trappola. Allora, Nord apre un senza a 17 belli, bilanciata, un senza est dichiara passo e sud che ha 11 dichiarata senza interesse per i 9 dichiarata senza. Dunque, est attacco normale alla quinta di cuori, dama 10, quindi attacca piccola cuori. Allora, due prese picche, due prese a cuori. Dopodiché abbiamo tre o quattro prese di fiori, tre o quattro prese di quadri. Vedete, qui dipende dalla posizione dei re. Certo, se tutti e due i re sono messi bene, possiamo fare addirittura 12 prese. E se sono messi male? Ecco, se sono messi male, anche tutti e due, dobbiamo proprio, e questo è il problema di questa mano qui, dobbiamo fa in modo di garantirci il mantenimento del contratto anche se sono messi male tutti e due. Come si fa? Va bene. Allora, partire sempre da questo presupposto è molto probabile, tranne casi eccezionali, ma partire dal presupposto che quando attaccano di piccola vuol dire che hanno la lunga in quel seme. Probabilmente le cuori possono essere 4-4. Se sono 5-3 è molto facile, è molto probabile che sia proprio est ad avere la quinta. Questo perché bisogna fare questo conteggio qui? Perché bisogna capire fin dall'inizio se è giusto prendere o lisciare. E allora fa proprio vedere perché bisogna prendere. Perché a volte la decisione di prendere o lisciare dipende anche dal fatto se avete il timore che gli avversari, certo, se gli avversari mi danno la certezza di prendere e continuare nel seme d'attacco, vabbè, posso anche lisciare. Ma se ho un altro seme debole come il primo, ecco, devo stare attento che se qui mette il fante di cuori, se io lo liscio, sono sicuro che questo mi torna cuori, perché potrebbe anche girarsi a picche. E cosa faccio girandosi a picche? Che ho praticamente ho ceduto una presa di avversario senza guadagnare nulla, né in termini di tempo né di prese. Quindi in questa mano qui invece bisogna prendere subito. E adesso l'errore che è stato commesso da molti è quello di fare la base di fiori. Abbiamo detto, se la base di fiori va male, questo prende e torna a cuori. Adesso, che noi lisciamo o meno, anche se avessimo lisciato prima, non cambiamo niente, adesso siamo costretti praticamente a lisciamo, prendiamo il terzo giro, ma siamo fermi a 8 prese. Adesso dobbiamo fare la base di cuori e se ci va male anche quello siamo nei pasticci. Che cosa bisogna fare? Bisogna invertire i due semi. Guardate,
Sembra strano, ma questa mano qua bisogna cominciare dalle quadre. Perché? Perché la parte di fiori, se vi va male, l'unico che può prendere a fiori, e voi lo sapete, è Ovest. Ma Ovest, se le quadre sono, le cuori sono divise 4-4, non c'è nessun problema. Pagheremo re di fiori, re di quadri e due cuori. Ma se sono 5-3, devo fare in modo che quando questo qui dovesse prendere con il re di fiori, cioè Ovest, nel caso in cui avesse lui il re di fiori, quando prende o non ha più cuori, oppure se ne è un bulè perché sono ancora, perché le cuori sono 4-4. Allora, qui si prende a cuore e si gioca subito con anni. Dovete, guardate, se questa mano qua invece dell'asso di quadri, se io sostituisco l'asso di quadri con il re, diventa più facile realizzare il contratto. Perché capite subito in questa mano qui che bisogna anticipare i quadri. Non è importante chi dei due prende i quadri. Certo, se il re di quadri fosse stato di nostra, avrei potuto fare anche la sua re, ma di questo non vi dovete preoccupare, perché vi dovete preoccupare del fatto che adesso, se questo continua fuori, ora è il momento di lisciarlo. Ora lo dovete lisciare. Se questo qui insiste ancora fuori, finalmente potete prendere, ci potete scartare qui la picchia. Ora prendete al cuore e fate tranquillamente il vostro parco di fiori. Potete giocare anche il Phantom, il 9, l'Ultra. Adesso potete fare tranquillamente la parte di fiori. Perché? Perché se la parte va bene, sono tutte vostre. E farete anche la sulle. Se vi va male, ecco, questo qui prende. E che cosa può fare? Se ha ancora cuori vuol dire che le cuori hanno 4-4 e io ho mantenuto comunque il mio contratto. Se il cuore non ne ha più, voi vedete che faccio anche la sulle senza correre grossi pericoli. Quindi vedete, questa mano qui apparentemente sembra che dovevate fare la parte di fiori, la parte di vari, invece in realtà no, perché vi dovete regolare in modo tale da fare in modo che quando farete un impasse e gli dovesse andare male, quello che prende non ha più carte utili da giocare per la sua linea. Mano numero 6. Dunque, vediamo qui, Est apre, c'ha 19, quindi è normale, Est apre in fiori. C'ha la mano da fare rovescia senza tu. Sud dichiara passo, Ovest dichiara un picche. E adesso qui dipende dai vari stili. Adesso c'è chi gioca il salto a senza tu, che nega l'appoggio quarto. Alla francese c'è chi dichiara tre senza, che vuol dire appunto che deve avere la mano bilanciata 18-19 con l'appoggio quarto. Oppure c'è chi lo fa facendo una dichiarazione convenzionale dicendo tre quadri. Quindi, comunque, a secondo c'è chi dichiara addirittura direttamente quattro picche, avendo 19. Comunque, la questione è che si arriva comunque a giocare il contratto di quattro picche in questa mano. E vediamo un po' come si giocano. Non attacco 10 di cuori. Dunque, pensate, vedete questa mano, 5 prese a picche, una presa a cuori 6, 3 prese a quadri 9, avete già 9 prese. E bisogna fare la decima presa, da dove provenire fuori? Beh, l'unica cosa che dovete, viene subito immediatamente anche la memoria di qualcuno, che nei giochi di eliminazione, vede, ci sono certe figure che devono subito essere sempre... dovete sempre stampare di fronte la figura tipo a fiori, dama quarta per fante terzo, non le dovete toccare voi, perché se le toccate voi correte il rischio di perdere tre prese. E allora facciamole toccare agli avversari possibilmente, ed è questo quello che normalmente succede nel gioco di eliminazione, cioè si arriva al finale in cui facciamo muovere insieme agli avversari, così si pagano due prese soltanto a fiori. Però qui il problema è tutto un altro, è un altro, perché voi vedete che noi qui abbiamo una vincente extra quadri che ci possiamo scartare. Beh, ci potremmo scartare una fiori. E quindi praticamente le perdenti a fiori resterebbero sempre comunque soltanto due. Che cosa ci possiamo scartare in questa mano qui? Certo, se noi scartiamo una fiori sulle quadri, possiamo pagare due prese di fiori e soltanto una cuori.
picchi, siamo a posto. L'unica cosa che non bisogna commettere in queste mani è questa. Se uno fa un pass di buoi, commette un grave errore. Perché? Perché va male. E se va male la pass di buoi, e questo qui adesso dovesse avere, se le fiori non sono tra te, mettiamo che questo qui c'è il pezzo secondo, guardate un po' che cosa succede, che questi ci fanno le prime quattro prese che noi non abbiamo neanche detto a. Questi giocano fiori, fiori, e io sono andato sotto. In questa mano, perché parte re di cuore e su tre fiori, becco il taglio, eppure avevamo 10 prese di battuta, avevamo 10 prese di battuta. Si gioca in duplicato, oppure si gioca un torneo a IMS, come in questo caso, se avete il contratto di battuta, fatelo, non preoccupatevi della sulleve, lasciate perdere sulleve, fate le sulleve soltanto quando non corre, quando il rischio è nullo per il mantenimento del contratto. E allora, vediamola di nuovo questa mano qui, la ricarico di nuovo al tavolo. E allora, il contratto è 4 picchi. Allora. Vedete che se Nord dovesse attaccare piccola fiori, apparentemente sembra che per la sua linea sia un attacco buono perché si fanno subito fiori, fiori e fiori taglio, ma in realtà sono le uniche tre prese che fa la linea nord-sud se c'è l'attacco fiori, perché poi la presa di buoni non la faranno più perché la pellicante si troverà con uno scarto sempre che ce l'ha già a disposizione sul re di quadri, ma ne avrà un altro sulla donna di fiori, quindi le due perdenti, le due cuori, le tre cuori che hai dichiarato in mano, una andrà a finire sull'asso, una sulla quadri e una sulla donna di fiori, che comunque sarà franca se ci fosse l'attacco fiori. Con l'attacco picche bisogna evitare di beccarsi taglio a fiori, quindi qui si vince subito, immediatamente con l'asso di fuori, si battono pure le altre, togliamo le altre degli avversari. Bene, a questo punto incassiamo le quadri e sulle quadri ci possiamo scartare una fiori. Quindi alla fine pagheremo due prese di fiori e una fuori, e nulla di più. Senza correre nessun pericolo, nessuno. E adesso si può giocare tranquillamente con i fiori. Per farvi capire bene la questione del gioco di eliminazione, è che al limite, uno volendo, se uno voleva divertirsi, poteva addirittura anche scartare una cuori sull'asso di quadri, invece della fiori. Guardate, era tanto per la bellezza del gioco, vedete, sull'asso di quadri si può anche scartare una cuori. Perché? Perché adesso gioca cuori e chi ha i re di cuori resterà intrappolato. Perché vedete, adesso sono costretti a giocare o taglio e scarto giocando cuori o quadri, oppure devono giocare fiori e possono incassare asso re, ma nulla di più. Mano numero 7. Dunque, vediamo questa. Allora. Sud dichiara passo, ovest apre un quadri, o bene, sull'apertura di un quadri, nord che ha la sesta di quadri, però non può dire nulla e quindi deve dire passo. Est dichiara un pic, sud dichiara passo, ovest dichiara un senza, che ha la mano bilanciata, nord dichiara ancora passo, e est, avviso che ha la sesta di picche, può chiudere a quattro picche. Oh bella, anche questa mano, anche qui c'è stata qualche vittima. L'attacco è due di quattro. Come al solito, non toccate una carta senza aver fatto il piano. E qual è il piano? Voi vedete, avete sei prese di picche, due prese di fiori, una presa di quadri, sono già nove prese.
la decima può venire da che cosa? Può venire dai cuori. Anche pagando due prese di cuori, però una cuore si affranca. E dice, ma qui non corro il rischio di... No, qui potete pagare una quadri e due cuori. Eppure c'è qualcuno che non si sa il motivo, sono stati bassi a quadri. Allora che è successo? Qua dorme, perde quello, non gli pare anche vero, ritorna di nuovo a quadri, torna di alta per far capire al compagno che vuole il ritorno a cuori, sud ovviamente adesso taglia la quadri, adesso gioca a cuori, nord si incassa a sud, torna di cuori, credete adesso il contratto viene battuto, perché si fanno un re di quadri, un taglio e due prese di cuori. Però anche qui c'era il contratto di battuta. Bastava semplicemente stare un po' attenti qui. Qui non serve a nulla sta bassa quadri. Data per scontata, dovete pagare una quadri. Certo che se uno è attaccato sotto re di quadri potreste fare la presa con la donna e poi non è che si guadagni una, certo. Poi magari risparmiate la presa, però ne farete 5 forse. Ma voi dovete occuparvi di mantenere il vostro contratto. Allora, il contratto è qua. Allora, l'attacco è quadri, si prende subito con l'asso. Non preoccupatevi di questa roba qui. Preoccupatevi di mantenere il vostro contratto, battete pure le ature. Due o tre giri di ature non vi fanno male in nessun modo. Vedete? Dovete battere ancora un altro giro di atturi. Battete anche il terzo, via. Visto che ci sono gli atturi 3-1. E adesso giocate cuori. Non ha importanza il fatto che voi pagate due cuori, non ha alcuna importanza, chi se ne importa. Siamo state bassi, no? Fa la presa cosa così. Poi? Possono giocare i fiori, ecco, qui bisogna stare attenti, prendete pure con l'asso e li giocate pure. Vedete che gli avversari possono incassare due prese di cuori, una presa di quadri, scusate adesso qui gioca il re di quadri, no, non il fante ma il re. Cattura la donna, però come vedete la presa di fiori non la si paga più perché la si scarta sul re di cuori che si è affrancato. C'erano 10 prese e si fanno 10 prese. Mano numero 8. Dunque, vediamo. Sud, allora ovest dichiara passo, nord dichiara passo, est dichiara passo, sud apre due senza. Ovest dichiara passo, con le carte nord molte hanno fatto tre fiori, c'è chi fa la Steinman, chi la Puppet, chi la Baron, in ogni caso alla fine si viene a scoprire che sud non ha quarte nobili, non ha né quinte né quarte nobili e alla fine si gioca tre senza. Qui ovviamente chi gioca la puppet classica dichiara tre senza che non ha né quarte né quinte nobili. Chi fa la puppet modificata, detta la cosiddetta muppet, le dichiarazioni saranno diverse. Il principio è quello di capire se si è il fit in un nobile. Se non c'è, si gioca tre senza, è normale. Vediamo un po'. Allora, con ovest c'è un problema d'attacco, perché ha una schifezza di quattro carte di quadri. Dopo muoversi a picche o a fiori un po' pericolose, quindi credo che sia abbastanza naturale, normale, con le carte di ovest, attaccare a cuori. Infatti molti hanno attaccato a cuori. Attenzione, guardate che questo attacco qui è un attacco molto insidioso. Soprattutto se sud comincia a fare gli errori fin dall'inizio.
Perché vedete, il sud può fare tranquillamente quattro prese di fiori, anche pagando il re. Può fare quattro fiori, due prese di picche sono sei, una di cuori sette. Potrebbe fare due prese di guardia, anche pagando il re. Nove prese ci sono. Il problema è che non bisogna assolutamente passare i 10 di cuori in questa mano. Se uno passa i 10 di cuori, comincia a mettersi già nei pasticci. Perché questo qui vince, e adesso che si fa? Voi vedete che le cose cominciano a farsi un po' pericolose. No, queste carte qui, avendo l'asso secondo, fammi 10 a morto, non bisogna assolutamente coprire. Vi faccio vedere allora come va giocata correttamente per assicurarsi il contratto. Allora, cuori, piccola, qui metterà la piccola e noi prendiamo con l'asso. Voi vedete che con fante 10 terzi di cuori al morto, voi avete ancora fermo, a condizione che eventualmente che prenda est. Ed è questo il motivo per cui adesso, dopo aver fatto questa prima qui, bisogna giocare quasi. Giocate quasi, tranquillamente. Se vi va male, voi vedete, l'ampasse non vi costa niente, voi avete bisogno di fare soltanto due prese di quadri, una l'asse e un'altra che vi spetta con la mafante. L'importante è che prenda est, se il re di quadri c'è est prende, ma vedete che est non può muoversi a cuori, può giocare qualsiasi altra cosa, diciamo che gioca picche, va bene, voi adesso prendete con il re e adesso potete giocare tranquillamente. Potete anche andare a morto con la quadri e fare la base di fiori, volete, però vi siete assicurati già del 9 paese. Vediamo, potete giocare quadri, andate al morto e giocate pure fatti di fiori. Questi qui lisci, non importa, voi continuate pure fiori. Come vedete che adesso... Questo qui prende, possono incassare, qui prende, può giocare cuori, mettete 10, ovest può prendere di donna, può incassare un'altra presa di cuori, ma nulla di più. Potrebbe giocare adesso, invece di giocare cuori ancora, potrebbe giocare picche, ma voi prendete colasso e vi incassate le tre fiori e fate di quadri e sono le vostre nove prese. Pagherete la picche finale, ma nove prese non ve le porta via nessuno. Voi vedete che vi ho fatto anticipare il gioco delle quadri, perché se voi anticipate i fiori, fiori non vi garantisce, perché a ovest potrebbe prendere e giocare ancora cuori, e voi vedete che potreste perdere tre cuori, una fiori e anche ovviamente la patria. Mentre invece anticipando quadri questo problema non c'è più. Mano numero 9. Allora, Nord apre un picche, Est dichiara passo, ecco con le carte di Sud chi fa la Berger dichiarerà tre fiori o tre quadri, chi gioca naturale, classico, dirà tre picche invitante, e Ovest passa e Nord chiude a quattro picche. Cioè, se vedete il sistema efficace anche... Chi fa tre fiori, che vuol dire appoggio quarto con una decina di punti, si arriva facilmente a chiamare il contratto corretto. Allora, questa attacca dama di cuori. Vedete che questa mano per il dichiarante, questo attacco non gli dispiace affatto, perché adesso c'ha una sola perdente a cuori, una potenziale perdente a picchi, a quadri a posto, e potrebbe perdere una fiori. Quindi questa mano... Così, primo flash, uno dice posso pagare una picchia, una cuori e una fiori. E vediamo un po' come va il gioco. Il gioco può andare così, che Ovest prende con l'asso di cuori, sa che il dichiarante c'è il re di cuori, e può girarsi con i tre di quadri. Attenzione, questo ritorno qui a quadri adesso ha leggermente modificato la prima valutazione, perché avevamo detto che c'erano potenziali tre perdenti, una picchia, una cuore e una fiori. Benissimo, la cuore l'abbiamo pagata, la fiori non si sa ancora, però adesso c'è il problema che c'è anche la possibilità del taglio a quattro. E lo dovete mettere in preventivo.
in questo modo qui, adesso voi prendete Artemis, se fate la pasta di picche, vediamo, voi prendete, potete anche prendere al morto, a qua, e giocare a fare le picche, ma se fate la pasta di picche, e questo qui vi va male, e quest'altro può tornare a quadri perché il suo compagno, questa girata a quadri può venire anche da un singolo. E vedete, avete messo a rischio il contratto perché pagate una picche, una fuori, un taglio a quadri. E dopo potreste anche pagare il re di fiori finale. Invece no, questa volta qui bisogna prendere subito con asso di picche, fare asso di picche e picche. Quindi dovete fischiare. Cosa può succedere? Che se questo qui prende, come vedete, adesso il taglio non c'è più perché abbiamo tolto tutto gli altri. Sì, adesso molto probabilmente se paghiamo anche il re di fiori, però abbiamo mantenuto il nostro contratto. Dice, un momento, ma Ovest poteva avere il re terzo di picche. Se avesse avuto il re terzo di picche, adesso avrebbe fatto l'asso di picche e picche, avrebbe preso con il re e poi avrebbe giocato fiori. Bene, ancora avremmo dovuto sventare quel pericolo, perché si prende immediatamente con l'asso per battere ancora la tua e togliere di mezzo anche l'ultima tua degli avversari. Alla fine si paga una cuori, una picche e una fiori. Non dovete evitare di prendere il taglio a quadri. Mano numero 10. Adesso cominciano le mani un po' più dure, eh? Adesso vediamo perché questa volta molti hanno aperto due fiori. E poi sono arrivati, c'è chi si è fermato a giocare semplicemente quattro picche. E c'è chi invece, vediamo, hanno aperto due fiori. Quindi, due fiori, sud dice passo, ovest dichiara due quadri, qualunque sia il sistema, che siano due quadri di attesa, oppure questione di controlli, o per, se fate la croda, in ogni caso dite di non avere assi, est dichiara due picche. Basta ricordarsi questo particolare qui. Se due fiori forzando a mancia, ora, e voi avete l'appoggio, ricordate che dire quattro picche significa ho l'appoggio, ma non aspettate granché da me. Se invece ne dite tre, vuol dire che avete una mano più buona. Cioè, voi dite, io ho l'appoggio, sicuramente giocheremo mancia, ma se per caso hai la carta adatta, hai velleità di slam, da me puoi trovare qualcosa di utile. Ed è questo il punto. Perché adesso con questo tre picche qualcuno potrebbe anche avventurarsi ad andare fino a slam. Dato che molti sono andati a slam e sono andati sotto, vi faccio vedere come va giocato questo slam. È un po' particolare, però cominciamo. L'attacco normale di sud, re di quadri, dove c'è la sequenza. Dunque, il primo flash è questo qui. Uno dice, bene, picche sono a posto, non ho problemi. Ho una pendente di cuori, ma la posso tagliare. E alla fine pago soltanto una fiore. In questa mano qui, se io taglio una cuori al morto, batto le a due e non ho problemi a tu, si fanno facilmente 12 prese. Posso fare cuori, cuori e cuori taglio, ma questo cuori, cuori e cuori taglio la taglio con il 5 o la taglio con un onore? Ecco, questo qui è un po' un problema. E allora, intanto si comincia, prendiamo quella sul pari. Dato che dovrò fare il taglio della cuori, ma nulla mi costa battere almeno un giro di atù, tanto per vedere se dovesse cadere il fante, qualcosa del genere. Però, quando io batto il primo giro di atù, però ricevo una sorpresa che non è tanto gradita. Gli altri sono 4-0. Accidenti. Adesso c'è anche il problema della picche. Posso sempre tagliarmi una cuore al morto. Però adesso, se io taglio una cuore al morto, io in teoria potrei catturare il fante di picche, perché posso venire in mano o a fiori o col taglio a quadri, giocare 10 di picche e lasciarlo girare. Per poi battere la donna di picche. Però mi trovo. Poi mi trovo con una perdente di fiori e una perdente di cuori. E qui è un problema, come si fa a non perdere due prese?
Eppure, guardate, quando siete a questo punto dovete fare questa operazione qui. Ora io è più facile farla che non spiegarla, perché questa mano qui alla fine va giocata a tagli incrociati. Quando avete visto questa situazione, uno non ci pensa mai. Eppure, guardate che cosa bisogna fare. Quadri. E si taglia. Su da attaccare il re di quattro, quindi via. Adesso incassate pure assoli di fiori. Incassate tutto. Come si fa quando si gioca a tagli in croce? Bisogna fare tutte le teste e poi fare i tagli. Guarda, adesso fate asso di cuore. Re di cuore. Noi sappiamo che su c'è ancora il fante terzo di picche. E cuore. Che fa su? Se taglio di picco o taglio di 5, diciamo che sud scarta la quadri. E io taglio naturalmente la piccola cuore. Adesso taglio la quadri. Io insisto, continuo a tagliare qua. E questo qui mi risponde: oh bella, adesso vado al morto con la donna di picche. Guardate che io fino adesso non ho dato nessuna presa agli avversari. Gioco quadri, nord rifiuta, sud c'è ancora la donna. Vabbè, la taglio. Incasso l'asso di picche. Guardate che gli avversari non hanno fatto nessuna presa fino adesso. E adesso pago l'ultima presa. Mano numero 11. Allora, vediamo qui questa mano. Sud dichiara passo, ovest apre un picche, nord dichiara passo. Ha una bella distribuzione, però non ha la forza per dire contro. Alcuni hanno detto contro, però diciamo che è normale dire passo con 10 punti. Qui est, anche in questo caso, 4, 6, c'ha 13, est dichiara 2 senza tu, fit quarto, forzante a marcio. Sud dichiara passo, e vi ricordate questa mano qui, quando voi avete la mano minima, non avete singoli, non avete lunghe laterali, si dichiara subito 4. Se 2 senza e forzante a marcio, dovete dire 4. Tutte le altre dichiarazioni invece vuol dire che avete velleità di slam o che avete una mano buona. Nord, attacco, dama di quadri. Queste sono quelle mani un po' strane, perché adesso siete un po' abituati con questi tornei, gli appassionano sempre male, non si sa bene se bisogna farli o non farli. Invece tante volte la cosa più semplice è quella di immaginare che pendenti avete in questa mano. Ne avete una a fiori, due possibili perdenti a cuori, tutto dipende dalla posizione dell'asso, e poi c'è il problema della donna di picche. Apparentemente dice, beh, se l'asso di cuori è messo male, vuol dire che devi indovinare la donna di picche. Giusto? L'osservazione è corretta, perché devo pagare una a fiori. Se è messo male l'asso di cuori, devo pagare due cuori. Quindi devo per forza indovinare la donna di picche. Ed è qui il punto però. Quando bisogna fare indovinare la donna di picche? All'inizio, alla fine, quando? Adesso guardate, la cosa da fare è questa. Spendiamo pure con la seconda. E cosa? Il gioco normale è di giocare subito fuori questa parte. Invece, gioco fuori e faccio la pasta. Cioè l'espas. Se mi va bene, ho già risolto il problema. Mi va male, vabbè, pazienza. Questi mi continuano a quadri. Adesso io so che pago una fiori e due cuori. Non devo pagare picche. La devo indovinare? Ma ci sono diversi modi per indovinarla. Cioè, prendi un modo per indovinarla è quello di non toccarle mai. E arrivare alla fine come si fa nei giochi di eliminazione. Che infatti è quello che devo fare in questa mano qui. Guarda, adesso gioco quadri.
e la taglio, visto che non ho attaccato qua, presumo che questi pili passino. Se non si trova pure tranquillamente il cuore, li lascia riprendere. Cosa può giocare questo qui? Chiaro che se mi giocano picche mi aiutano, eh? Diciamo che mi giocano fiori. Vabbè, io se posso prendere qua sui fiori. Mi taglio la cuore. Perché non ho ancora toccato le altre. Devo ancora indovinare la donna di picche, vero? Incasso anche le di fiori. Adesso gioco un po' la quadri. Sud non ha, qui gli interessa tagliare perché altrimenti mi aiuta. Diciamo che scarta la cuori, io la taglio. Non ho ancora indovinato la donna di picche, ma non ne ho più bisogno. Adesso gioco fiori che siano gli avversari a giocare delle picche. Gli avversari prendono e cosa possono giocare? Ho ancora fiori, oppure cuori, oppure picche. Ma io sono arrivato al finale, che comunque sono le carte degli avversari, le realizzo tutte. La donna di picche non devo più indovinare. Mano numero 12. Dunque, questa mano qui, ovest dichiara passo. Nord dichiara passo, est dichiara passo, sud apre un senza, ovest dichiara passo, nord due quadri per le cuori, est dichiara passo, sud dichiara due cuori, passo, ovest, c'è chi ha detto tre quadri, c'è chi ha detto tre senza, comunque vedete che anche dichiarando tre senza, diciamo, molti sono arrivati, la maggior parte sono arrivati a chiamare quattro cuori. E va bene, quattro cuori è stato il contratto popolare. Ma vediamo come vengono realizzate queste quattro cuori. Perché ovest non è un bel attacco, è normale l'attacco in tutte quelle carte lì. Non volendo regalare né a fiori né a quadri. Carlo? Anche queste mani qui. Voi avete 5 cuori, una picche da fare 6, una quadri 7, 2 fiori 9. Avete 9 prese ma dovete farne 10. Con lì contiamo le prese. Una picche, una quadri e 2 a fiori. Totale sono 4. Dovete farne 10, dovete fare 6 prese in atù. Vi ricordate il giochino delle prese in atù? Per farne 6 dovete fare le 5 del morto più un taglio in mano per fare 6 in atto. Le mani potete tagliare la quarta quadri, visto che a picche ne avete di meno, fiori ne avete di meno, l'unico seme più lungo della mano è quadri. Quindi potreste tagliare la quadri se non sono già 3-3. Oppure potete farne 3 cuori di mano e 3 tagli a morto. Potete fare 3 tagli a morto, certo che potete fare 3 tagli a morto, potete tagliare 2 picche e una fiori. Ed è questa la strada da percorrere. Quindi bisogna prendere subito con la dama di cuori. Mantenete asse re di cuori in mano. Vedete che è fatta questa operazione. Giocate più subito immediatamente re di picche. Beh, gli avversari perdono. Va bene. Il meglio che possono fare è giocare ancora a cuori. Per rompere le scatole. Bene, siamo arrivati a questo punto. Gli avversari hanno ancora un atto, ma a noi questo non interessa. Noi dobbiamo fare 3 tagli al morto. Dobbiamo tagliare 2 picche e una fiore. E allora proviamo. Via, picche. E picche taglio. Potete fare anche venire in mano con, anzi, la cosa migliore sarebbe stata di fare, meglio ancora sarebbe stata quella di tagliarsi la fiori prima. Però diciamo che anche facendo così, fiori, adesso giocate picche, questo non vi succede nulla. Diciamo che Nord potrebbe scartare fiori o quadri, ma la tagliata al botto. Volendo potete anche stare l'asso di quadri, eh?
strada che non costa mai, non mi sa fatica. E via, fiori ancora. Ripeto, potevate anche invertire l'ordine, cominciare magari con le fiori. L'importante è fare i tre tagli morti, due a picche e uno a fiore. Vedete che qui, fatto il quarto taglio, siamo già arrivati a 9 prese e avete ancora la soglia 2, che è la decima presa. Vedete che se non vi abituate a contare le prese e poi a trovare la strada, diciamo, più semplice per realizzarle, va bene. Alla prossima, ciao. Grazie Carlo, ciao, buonanotte. Grazie, buonanotte. Ciao Carlo, ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Carlo.